Alla prima raffica tutti eravamo per terra. La seconda si sentiva qualche urlo e alla terza nessuno più parlava. Io sono Aldo Tommasi, reduce alpino, il 25 aprile 1945. Sono stato prelevato da 3-4 partigiani conoscenti, in quanto abitavano nei pressi di casa mia, e trasferito alle carceri mandamentali di Schio. Ricordo una visita particolare di un signore capo partigiano, il quale ci interrogò, parlo il plurale, perché assieme a me nelle carceri c'era anche mio padre e mio fratello, tutti e tre alpini. Siamo rimasti lì, io come dico sono uscito prima dell'eccidio, pochi giorni prima dell'eccidio, ma mio padre è rimasto. Sono Anna Franco, sono una delle sopravvissute dell'eccidio di Schio. Avevo 16 anni quando sono stata arrestata in un giorno di maggio del 1945 da due partigiani. E poi sono stata interrogata finalmente da un capo partigiano del quale non conosco il nome. E questi mi ha detto che ero stata accusata di aver fatto in casa di amici una telefonata per avvisare non si sa chi che passavano i partigiani, mentre io avevo chiamato un signore che si chiamava Torre Gianni. E poi è una cosa anche molto strana, perché a quei tempi nessuno usava il termine partigiano, perché si chiamavano o patrioti o ribelli a secondo di come la gente chiamava allora. È la notte fra il 6 e il 7 luglio 1945. Un comando di uomini armati irrompe nel carcere di Schio e uccide 53 persone. La Seconda Guerra Mondiale è finita da 2 mesi. A Schio, nel Veneto, ai piedi del Vesuvio, nella prigione mandamentale sono rinchiuse circa un centinaio di persone. Sono accusate di aver aderito alla Repubblica di Salò. È uno dei momenti più difficili della nostra storia. Tutte le carceri d'Italia sono strapiene di detenuti fascisti o ritenuti tali. Ogni città, ogni paese, ogni borgo è chiamato al proprio feroce rendiconto col passato. Il fratello ha ucciso il fratello, l'amico l'amico. Ognuno dentro il suo cuore ha travolto una parte di se stesso. È l'apocalisse della ragione, il delirio della speranza. È la giustizia che per la prima volta si inerpica per la tormentosa strada della verità. A Schio, in particolare, la gente rimane stordita da un fatto incredibile. Un uomo, di nome Perdichi, miracolosamente scampato dal campo di Mauthausen, ha portato, ed è la prima volta, la terribile notizia dell'Olocausto. In particolare rivela che i 13 antifascisti di Schio, a suo tempo deportati dai nazisti in quel campo, sono morti. La gente è sconvolta dall'onda di emozione per quella inimmaginabile efferatezza. Ognuno sente il bisogno urgente di capire, di scindere, di prendere le distanze da chi ha fatto una scelta di complicità con l'alleato nazista. Già dal 30 aprile 45, subito dopo la resa delle truppe germaniche in Italia, il CLN di Schio ha provveduto alla nomina di un comitato di epurazione per vagliare la posizione di centinaia di cittadini le cui scelte passate sono ritenute discutibili. Tuttavia, esaminate le pratiche, vengono messi in libertà quasi tutti. Gli altri, un centinaio circa, restano a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti. Il governo militare alleato, rappresentato a Schio dal giovane capitano inglese Stephen Chambers, tuttavia ribadisce che se entro pochi giorni
non verranno presentate accuse precise, corroborate da prove, anch'essi saranno messi in libertà. Il clima politico, dunque, è tesissimo. La gente ritiene che le inchieste di accertamento sono state troppo blande e le scarcerazioni troppo generose. Quelli che erano in carcere a Schio solo in parte erano dei veri iscritti alla Repubblica di Salò e forse nessuno o quasi nessuno aveva vere responsabilità di sevizie o di comportamenti censurabili o punibili gravemente dal punto di vista penale e comunque anche dal punto di vista morale. Erano in generale gente modesta e mediocre. C'erano alcuni notabili del paese, i quali magari per interesse si erano affiancati al potere anche durante la Repubblica di Salò, e credo che nella incarcerazione di questi ci fosse anche una componente di lotta di classe. Ma lì bastava poco per essere incarcerati e per essere colpevoli. Era sufficiente l'invidia dei vicini, l'invidia della gente, l'odio per i fascisti, e si faceva di tutto un erba un fascio, non facendo neanche distinzione fra esercito e repubblichini. Per capire il lecidio bisogna capire e conoscere la storia di Schio. Grande industrializzazione, una delle dei più grandi poli tessili italiani. Grandi scontri sociali, quindi, perché contestualmente alla nascita delle fabbriche nasce il movimento operaio ed è di avanguardia. Il fascismo passa comunque. Subito dopo, nel 23, grande esodo di antifascisti per l'estero, a Schio. Nel ventennio fascista, grandi repressioni fasciste in danno degli antifascisti. Centinaia di anni comminati di confino dai tribunali speciali, incarcerazioni con morti. Tutti questi confinati, questi carcerati, vengono liberati il 25 luglio del 43, alla caduta del fascismo. L'8 settembre molti vanno in montagna e qui comincia una epica partigiana notevolissima. Questa lunga storia non può finire evidentemente il 29 aprile del 45, perché non è una partita di calcio che finisce al 90esimo. Allora in carcere c'erano sicuramente i fascisti più coinvolti nel biennio repubblichino, ma è sicuramente vero che all'interno delle carceri c'erano delle persone che avevano molto poco a che vedere col fascismo, e altri che, pur avendo avuto modo di gravitare nell'area fascista, non avevano certamente sulla coscienza reati tali, forse nemmeno per rimanere in prigione. A nessuno era stato riscontrato nulla di imputabile per tenere in prigione. Quindi era scattato un meccanismo che aveva prodotto degli ordini di scarcerazione. Io non so quanti. Forse lo saprà qualcuno, io non lo so, non me lo ricordo per lui. Questi ordini di scarcerazione li aveva in mano e gestiva l'allora segretario comunale Bolognesi, una losca figura che non provvide a emanare queste disposizioni di scarcerazione. Il Bolognesi era prima un grande fascista, è venuto qui, fascista lui, fascisti i suoi figli, fascisti tutta la famiglia. Poi mi sembra che avesse aderito al Partito d'Azione, era diventato presidente del Comitato di Liberazione, segretario comunale di Schio, aveva fatto mettere in prigione tutti quanti, compreso il pretore. Questi mandati di scarcerazione erano già 20 giorni che erano nel cassetto. E perché non ha dato esecuzione? Per quello che noi ci domandiamo ancora perché. Io dico solamente quello che è successo a noi. Mandò a chiamare mia madre da un messo comunale, si presentò in comune e a mia madre fece delle proposte. Proposte anche sconvenienti, ma soprattutto una richiesta in denaro, a quel tempo molto alta, cifra che non avevamo, e mio papà morì innocente. Il papà era già in carcere e mi ha fatto vedere una lettera ricevuta dal comune a firma di Bolognesi, e qua era scritto chiaramente che per uscire da prigione doveva versare 500.000 lire di quel tempo. Ora il papà era talmente adirato, perché anche altri che erano con lui in carcere avevano ricevuto altrettanta lettera e non vedeva l'ora di poter liberamente
presentare una denuncia nei confronti di questo bolognese e portarlo davanti al tribunale, perché questo ricatto vergognoso non poteva sopportarlo, insomma. Certamente ho emesso diversi ordini di scarcerazione per i detenuti di Schio, ma devo dire anche che probabilmente altri devono essere anche stati emessi dai miei stessi collaboratori. C'era tutta una procedura burocratica all'interno dell'ufficio che non mi consente adesso di dire con assoluta certezza dove e come fossero mandati poi questi ordini di scarcerazione per l'esecuzione. Posso dire così, tenendo conto della situazione istituzionale dell'epoca, che avevamo creato queste commissioni di giustizia, ma c'erano sul posto anche i carabinieri, che queste scarcerazioni, a mio sommesso avviso, o andavano alla commissione di giustizia o andavano direttamente alla stazione dei carabinieri perché provvedesse alle scarcerazioni. Ma non ne sono sicuro perché, ripeto, tutto questo era curato sul piano della burocrazia, dalle cancellerie, dalle segreterie. Quando arrivavano gli ordini di scarcerazione dagli alleati, si riuniva il comitato di epurazione, li vagliava, doveva essere raggiunta l'unanimità, dopodiché si doveva dar corso alla scarcerazione. Spesso questa unità non fu raggiunta. Di questo comitato, mi ricordo, facevano parte bolognesi, l'ingegner Griso, anche il maresciallo dei carabinieri Sbabo ed altri rappresentanti delle brigate partigiane, eccetera. Da quanto se ne sa, l'ingegner Bolognesi era influente, anche perché era segretario comunale, aveva delle vecchie ruggini, delle accredini con vescovi, che era il commissario prefettizio. Io sono la signora Lidia Consolaro, vedova del dottor Vescovi, quale ha fatto la guerra in Africa, e in Africa c'era andato il figlio di Bolognesi, che è andato volontario, è capitato sotto al comando di mio marito, che era il comando superiore in Africa. E allora Bolognesi e la moglie, che tengo ancora le lettere, raccomandavano a mio marito di tenere a bada, diremo a freno quasi, questo ragazzo, perché era un po' impulsivo. E infatti mio marito gli ha scritto che se lo teneva sempre vicino, così. Un giorno invece questo ha voluto fare un'uscita con il carro armato e si è messo anche in piedi, solo in mezzo al deserto, gli hanno sparato ed è morto. Allora Bolognesi gli ha scritto a mio marito che il responsabile era lui e questo ha giurato morte, diremo. Al 1° maggio è arrivato un partigiano con una lettera firmata B, con l'ordine di carcerazione, e l'hanno portato via. Col dipanarsi delle testimonianze si accede poco a poco al fosco labirinto della cronaca, al suo tormento. I fatti della realtà quotidiana all'interno e all'esterno del carcere si intrecciano in modo così compenetrante da ispirarci la libertà di questa difficile ricostruzione di quella notte. Tutto inizia nella cucina del capo carceriere Giuseppe Pezzin, in un tranquillo pomeriggio estivo. È passato Ciambo stamattina. Chi l'atmosfera è casalinga. Pezzin e la moglie Elisabetta hanno un ospite, il cognato, e con lui discutono del fatto che proprio quella mattina è passato il governatore Chambers, sollecitato da alcune lettere di protesta. Ha garantito che tra pochi giorni, fatte ulteriori verifiche, i prigionieri politici saranno liberi. Devono avere pazienza. Ci sono già gli ordini di scarcerazione nel cassetto di Bolognesi. Li ho visti io. Al più tardi di 10 giorni e saranno tutti in libertà. Dall'esterno arrivano musica e voci festose. Dopo anni di guerra si festeggia la sagra del paese. Con uno stratagemma, una parte del comando riuscì a convincere, con le cattive maniere probabilmente, Pezzin, che era il carceriere, a uscire. C'è Pezzin,
Pezzin esce dal carcere alle 20:30 per andare in osteria, ma è fermato da alcuni partigiani che lo costringono a seguirli in un luogo lì vicino, la Valletta dei Frati, dove si sono radunati tutti gli uomini predisposti all'azione. E ora vieni con noi dai nostri comandanti in Valletta dei Frati. Si fecero riaccompagnare dai Pezzini in carcere, dall'interno, vedendo Pezzini, aprirono ed entrarono due o tre partigiani. Alle 22:30 i partigiani tornano col Pezzini in carcere. La moglie è preoccupata. Quella sera non c'è neppure il presidio dei carabinieri. Il carcere è senza protezione. Appena entrati, i partigiani rinchiudono i familiari del Pezzini in cucina, tagliano i fili del telefono e trascinano il capo carceriere nel suo ufficio. Si fanno consegnare la lista dei detenuti. Vogliono individuare quelli che, secondo i loro capi, hanno le colpe più gravi per giustiziarli. Ma subito si rendono conto che è un'impresa difficile. Vogliono obbligare il Pezzin a individuare lui i nomi. Passano circa tre quarti d'ora fra discussioni e incertezze. Devono uccidere tutti o fare una scelta. Sono tutti ragazzi di circa 20 anni. Devono obbedire agli ordini. Pezzin cerca di dissuaderli, ma insistono. Ci sono contrasti. C'è un andirivieni tra il carcere e la Valletta dei Frati, dove si trovano gli organizzatori. Il Pezzin viene rinchiuso insieme ai suoi familiari e al vice carceriere. Subito dopo ne entrarono altri, probabilmente altri 3-4, quindi verso le 22:30. E un terzo gruppo entrò verso mezzanotte meno un quarto, probabilmente gli altri 3-4. Tra le 22:30 e le 12:15, all'interno del carcere successero molte cose. Di alcune sappiamo tutto, di altre no. Continua l'andirivieni fra la prigione e la Valletta dei Frati. Ma a Schio, in paese, nessuno si accorge della tragedia che sta per compiersi. Valletta, non si è ancora deciso niente. La notte tra il 6 e il 7 luglio eravamo già andate a letto e dormivamo tutte, quando improvvisamente sentimmo, mi svegliai per dei rumori che provenivano dalla scala. Ma chi sono queste persone assediate nel carcere e che tra qualche minuto moriranno? Solo 27 hanno aderito al Partito Fascista Repubblicano di Salò. Alcuni sono stati iscritti al Partito Fascista fino al 25 luglio 43. I rimanenti sono estranei alla politica. Fra i prigionieri ci sono i notabili di Schio. Sono il chirurgo primario dell'ospedale, un farmacista, un avvocato, alcuni ex podestà, il commissario prefettizio, un impresario, alcuni dirigenti. E poi 19 tra operai, operaie e impiegati. E ancora, 3 casalinghe, 7 commercianti, un calzolaio, 2 studenti, 2 invalidi, un alpino, 2 tessitori, un portinaio, un tipografo, un barbiere. Tra i morti, un ragazzo di 17 anni e 10 ventenni, 15 le donne. Li hanno riuniti, insomma, in una stanza o in due stanze in un... e si sono messi a parlare prima. E mio marito, so che è andato fuori, dice: qua, se avete delle cattive intenzioni di volete uccidere, uccidete pure me, dice, che ero il commissario prefettizio, dice, ma salvate le donne che non c'entrano. E le hanno dato uno schiaffo e l'hanno buttato a terra in mezzo al mucchio che gli stava dietro. I detenuti comuni sono rinchiusi in una cella a parte. Tutti gli altri sono ammassati in uno stanzone al piano terra. State buoni! Non vi succederà niente! Chi sono questi ragazzi di 20 anni col mitra spianato? Hanno militato nella brigata partigiana martiri della Valle Eogra e ora alcuni di essi appartengono alla polizia ausiliaria istituita dagli alleati a Schio. Le loro professioni: un fabbro, un minatore, un contadino, un meccanico, un bracciante, un tessitore, un operaio. I nomi di battaglia: Teppa, Quirino, Guastatore, Igli, Polenta, Sita, RT, Gandhi, Tenace, Treno, Brocchetta, Marven, Terribile. I loro comandanti: Nello, Romero, Attila. Mentre al pian terreno si fronteggiano partigiani e prigionieri, altri partigiani aprono le celle del primo piano, dove sono rinchiuse 8-9 persone, i notabili di Schio, i quali vengono prelevati e sospinti fino al secondo piano, dove si trovano le detenute. Lì ammassati, cercheranno con il loro corpo di fare scudo alle donne. È mezzanotte circa. Ci fecero allineare in fondo la stanza e incominciarono l'appello. Chiamarono
la prima detenuta comune che non uscì dal gruppo per paura di qualche cosa. Alla seconda si fecero forza e uscirono tutte e due. Un partigiano le prese e le portò giù per le scale. Poi continuarono a chiacchierare, parlare, discutere e a un certo momento alzarono le armi e si ritagliarono. Ero coperta da tutte le da molte persone e quasi tutte si lamentavano e urlavano. Poi mano a mano prima uno e dopo l'altro hanno cessato di gridare. Mio padre fu una vittima. Mio fratello si è salvato per un gesto di mio padre che se l'ha trascinato dietro la schiena e gli ha fatto scudo. Purtroppo mio fratello, che è deceduto nel 1972, mi ha raccontato i particolari di questa tragedia, che a fatica glieli levavo perché non voleva sentirne parlare. Stamattina abbiamo saputo in una maniera tragica l'evento, perché sotto nella piazza c'era il mercato e a un certo punto abbiamo sentito gridare assassini, assassini, e siamo affacciati alla finestra e c'era una giovane signora la quale era disperata, era attorniata da della gente la quale voleva consolarla. A un certo punto abbiamo visto un movimento, si è avvicinato un uomo il quale si è fatto largo e è andato a lei e ha dato uno schiaffo a questa signora dicendogli che hanno fatto bene, che bisognava ammazzarli tutti. E noi ancora non sapevamo ancora niente, infatti dopo 10 minuti, un quarto d'ora è venuta su una nostra amica di mia madre a dargli notizia. L'ecatombe ha avuto il suo epilogo in 53 morti, 47 nel carcere, 6 dopo pochi giorni in ospedale, 17 sono i feriti, 13 restano illesi. Lo sconcerto è profondo. Il comando militare alleato si attiva immediatamente per individuare i colpevoli e deve farlo con rapidità. All'immagine della gente e delle istituzioni italiane ha subito un grave smacco. Deve rimediare, ma non è impresa da poco. La situazione delle indagini è resa ancora più difficile soprattutto per una certa omertà a favore degli esecutori che si cela fra larghi strati della popolazione. Ad Altoona, in Pennsylvania, abbiamo rintracciato John Valentino, uno dei due agenti inviati dalle autorità alleate a Schio per condurre l'inchiesta. Il ricordo di quei giorni è ancora intatto nella sua memoria. Eccone la testimonianza. I am John Valentino. Sono John Valentino. Nel luglio del 1945 mi trovavo a circa 160 chilometri da Vicenza. L'11 luglio il mio comandante mi incaricò di andare a Vicenza e di presentarmi al colonnello Lollard per un'inchiesta sul massacro di Schio.
Tra il 12 e il 29 luglio, insieme all'agente Snyder, cominciai ad investigare, interrogare e parlare con molte delle persone che erano in carcere al momento del massacro, con i feriti sopravvissuti, con i parenti, con i familiari delle vittime. Siccome le informazioni raccolte erano incomplete, io e l'agente Snyder ci recammo parecchie volte a Schio, senza dichiararci, in incognito, per parlare con la gente per strada, al mercato, in piazza, per capire se potevano darci informazioni preziose. Invece nulla. Incontrammo solo grandi difficoltà e reticenze, col risultato che l'indagine fu insoddisfacente. Allora adottammo un piccolo stratagemma. L'agente Snyder era molto scuro di carnagione, con gli occhi scuri e i capelli neri. Sembrava proprio un italiano. Invece io, che capivo la lingua, ero biondo e con gli occhi azzurri e la carnagione molto chiara. Così, quando interrogavamo qualcuno, il più delle volte senza grandi risultati, l'agente Snyder si allontanava e io restavo con aria indifferente nei paraggi. In questa maniera riuscivo a raccogliere informazioni preziose, perché le persone parlavano tra di loro senza sospettare che io capivo l'italiano. Dopo aver verificato e confrontato tutte le informazioni raccolte, decidemmo di effettuare una retata con la partecipazione dell'esercito americano. Fu eseguita il 29 luglio, tra la mezzanotte e le prime ore del mattino, e portò all'arresto di circa 66 sospetti. Sono molto difficili, complicate, le indagini che cercano di portare avanti gli agenti Snyder e Valentino. La loro ricerca sembra ancora vana, ma mai avrebbero immaginato che parte degli organizzatori ed esecutori dell'eccidio si sono recati addirittura a Roma dal ministro della giustizia per chiedere protezione. A Milano abbiamo incontrato un testimone di quell'incontro, Massimo Caprara. In quella mattina in cui io ebbi richiesta di queste persone di essere ricevute da me in quanto segretario del guardasigilli del ministro di grazia e giustizia, che era appunto Togliatti, ecco, la situazione qual era? Era che perché vennero da me? Perché pensavano che, essendo io funzionario del Partito Comunista, anche se dislocato in un apparato istituzionale ministeriale, loro pensavano, cioè questi partigiani di Schio o loro rappresentanti, pensavano che io dovessi in qualche modo, benché segretario di un ministro italiano, che dovessi in qualche modo proteggerlo. E vennero da me perché chiesero: siamo venuti da te e siamo venuti da Togliatti perché, avendo commesso questo fatto, non pensavamo certamente che fosse un delitto, veniamo a chiedere protezione. Togliatti, guardasigilli, non era in quel momento nella sede del Ministero di Grazia e Giustizia in via Remma. Quando però io lo raggiunsi nella sede del Bottega Oscura, ricordo che feci quasi di corsa il tragitto da via Renola a via delle Bottega Oscura, la prima reazione di Togliatti, quando lo informai che c'erano quelli di Schio, fu una reazione immediata stizza contro queste persone, anche perché l'Unità il giorno prima aveva pubblicato un articolo vistoso il cui titolo era "Delitti per infangare i partigiani", cioè l'atteggiamento preso dall'Unità, cioè dall'organo del Partito Comunista, fu quello di dire: non siamo noi responsabili, ma sono degli elementi oscuri che hanno commesso questi delitti, hanno ammazzato queste persone nel carcere di Schio allo scopo di infangare, cioè di danneggiare i partigiani, cioè danneggiare la memoria, la presenza, il ricordo, che del resto era molto imminente, della lotta partigiana. Quindi l'atteggiamento ufficiale del Partito Comunista fu quello di dire: non c'entriamo noi. Qui bisogna tener conto del fatto che Togliatti non era solo, e che c'era un'ala del Partito Comunista, in quel momento impersonata soprattutto da Pietro Secchia, da Luigi Longo e da Emilio Sereni, che erano stati dirigenti della guerra partigiana del Nord, e i quali invece pretesero dalla segreteria del partito, e quindi anche da Togliatti, che il Partito Comunista nel suo complesso proteggesse questo uomo di Schio. E ricordo con molta esattezza che fu presa allora la decisione dovesse essere aiutate
ad andare fuori dall'Italia ed andare in particolare in un paese che aveva già raccolto numerosi partigiani costretti ad andare via dall'Italia, che questo paese era la Cecoslovacchia, cioè era Praga. Nel frattempo a Schio, la rete delle indagini condotte dagli agenti Snyder e Valentino stringe le sue corde intorno alla città e alle sue ombre, intorno agli ex partigiani che non sono riusciti a fuggire, intorno ai muri del silenzio. E vige il sospetto. Gli imprigionati salgono a 66, ma gli indizi non sono di alcun conforto. La gente è perplessa, ha paura, teme ritorsioni, non collabora, anzi è sconcertata da quella ostinata sete di giustizia dei due americani che non si arrestano di fronte a nulla. La ricerca della verità sembra impossibile, quando, inatteso, un colpo di scena. These people were interrogated. Furono tutti interrogati. Alcuni vennero rilasciati, altri trattenuti più a lungo. Nel gruppo delle 66 persone scoprimmo più tardi uno dei veri colpevoli. Nei giorni successivi procedemmo a molti altri blitz e ad altri arresti. Ma il 4 agosto fummo fortunati. Renzo Franceschini, uno degli arrestati colpevoli, finalmente parlò e ci diede informazioni nuove, importantissime. Ciò fu possibile grazie al fatto che durante le mie frequenti visite in carcere fra noi si era instaurata una certa amicizia. Quel ragazzo amava così tanto l'America e gli americani che sognava un giorno di poter venire a vivere proprio in America. Infatti ogni volta che andavo in carcere a trovarlo, dopo aver a lungo chiacchierato, si finiva immancabilmente per parlare delle opportunità che offriva il nostro paese e del fatto che un giorno anche lui ci sarebbe potuto venire. Così, pian piano, si è creata una certa confidenza e a quel punto gli ho detto: Franceschini, dimmi finalmente la verità. Che ruolo hai avuto nel massacro di Schio? Fu allora che lui iniziò a parlare e a confessare qualcosa delle sue responsabilità. Questo ci ha permesso di andare avanti con le indagini, gli arresti. Le retate si protrassero durante tutto il mese di agosto e si conclusero con il rinvio a giudizio di 7 persone imputate. Il processo si tenne all'inizio di settembre. Delle persone arrestate, due furono riconosciute non colpevoli, tre furono condannate a morte e due all'ergastolo. Con queste dure condanne si conclude nel settembre del 45 il primo processo contro i partigiani protagonisti dell'eccidio di Schio e tenuto dalla corte militare alleata. Viene applicato il rito anglosassone, per cui gli imputati contumaci e soprattutto gli organizzatori di quella tragedia, Igino Piva, Ruggero Maltauro, Nello Pegoraro, non sono giudicati. Gli ergastoli e le sentenze di morte creano un forte impatto emotivo. Tutto il mondo ex partigiano tempesta i giudici di lettere di solidarietà per i condannati. Inoltre l'intervento politico di alcuni dei generali alleati che sovraintendono all'ordine pubblico e che cercano di attuare una politica di pacificazione fanno sì che le sentenze capitali vengano commutate in ergastolo. Ma in seguito tutti beneficeranno dei vari provvedimenti di amnistia e verranno messi in libertà. Nel 52 accade un fatto nuovo. Ruggero Maltauro viene espulso dalla Jugoslavia dove si era rifugiato. A Milano si celebra il secondo processo, questa volta con rito italiano. Ruggero Maltauro, unico imputato presente in aula. Altri 7 sono contumaci. Nel 1952 ero cronista giudiziario del Corriere della Sera e come cronista ho seguito in corte d'assise a Milano il processo contro i responsabili dell'eccidio di Schio. Il primo colpo di scena al processo di Milano riguardava l'imputato presente, Ruggero Maltauro. Perché si scoprì su segnalazione della parte civile, mi pare dell'avvocato Toffanin, che era un avvocato famoso del Veneto, si scoprì che il Maltauro, questo sterminatore in nome degli ideali partigiani, in realtà aveva appartenuto alla polizia ausiliaria della Repubblica di Salò, che è una delle
Cosa poi che allora si verificavano più frequentemente questi passaggi di estremisti da una barricata all'altra. Comunque questo inquinava molto il movente politico, come dire, nobile che gli imputati volevano attribuire alla loro strage, sia pure così efferata. E l'altro colpo di scena fu la chiamata in causa del presidente del CLN locale, Bolognesi, quello che avrebbe tenuto, che aveva tenuto anzi nel cassetto gli ordini di scarcerazione, che Maltauro denunciò come in pratica ispiratore della, di ciò che era accaduto, e che alcune delle vittime dissero usava sistemi poco chiari e sicuramente poco lodevoli, come quello di chiedere dei contributi finanziari a notabili del paese che erano in carcere in vista di un migliore futuro di Schio o altre cose di questo genere. Il Bolognesi poi subì successivamente un processo, cioè si ritenne che esistessero contro di lui elementi sufficienti per sottoporlo a un giudizio sull'eccidio di Schio, ma da quel giudizio uscì completamente scagionato. Questo secondo processo si conclude il 13 novembre 1952. La Corte condanna gli 8 imputati all'ergastolo, pena successivamente ridotta a 30 anni, ma dopo 10 anni Maltauro è già in libertà. I contumaci, fra cui il maggior responsabile, Igino Piva, tornano a Schio dopo qualche anno, senza scontare alcuna pena. Pietro Bolognesi, ex presidente del CLN ed ex segretario comunale di Schio, accusato dal Maltauro come mandante dell'eccidio, viene rinviato a giudizio sotto la grave imputazione di omicidio pluriaggravato con l'aggravante della premeditazione, e con lui viene incriminato il partigiano Gastone Sterchele. La Corte di Assise di Vicenza nel 1956 assolve Bolognesi per insufficienza di prove e Sterchele per non aver commesso il fatto. In sede di appello anche Bolognesi viene assolto per non aver commesso il fatto. Resta ancora oggi un enigma chi fossero i mandanti certi di quell'eccidio, come testimoniano i documenti che abbiamo consultato presso l'archivio di Stato di Washington. Ecco le dichiarazioni di John Valentino e del comandante partigiano Valerio Carotti. Quando ho interrogato le persone arrestate, molti di loro dicevano di aver ricevuto degli ordini, di aver portato a termine un incarico che prevedeva una strage e che in quel momento particolare eseguirli era la cosa giusta da fare. Buongiorno, Valerio Carotti, ex comandante delle formazioni partigiane della zona di Schio, montagna e pianura. Lei conosceva gli uomini che hanno commesso l'eccidio? Sì, facevano parte di una delle formazioni che erano al mio comando, alle mie dipendenze. Quanti erano i partigiani che hanno preso parte all'eccidio? Sono stati in 13, perlomeno, quelli che sono stati beccati dalla giustizia. Ma ammettiamo pure che i coinvolti siano stati una ventina. Una ventina è una frazione minima, ma io li conoscevo tutti, è una ventina rispetto ai 1800 fra partigiani e patrioti che erano in forza alla formazione di cui io avevo la responsabilità, di cui io avevo il comando militare. E sono rimasto esterrefatto che alcuni di loro si siano prestati a questa tristissima vicenda che è stato l'eccidio delle carceri. Molti di loro mi hanno veramente stupito. Non parlo di rivoluzionari, eccetera, che erano anziani, perché erano tutti ragazzi di 22-23 anni. Le posso dire questo, che qualcuno di loro ha parlato con me e mi hanno detto: Giulio, ci siamo accorti che noi siamo stati strumentalizzati e plagiati. Chi è il maggior responsabile nell'organizzazione dell'eccidio? Ma è risultato dal processo che è stato questo Piva, un vecchio rivoluzionario comunista che aveva combattuto nella guerra di Spagna e che è stato poi, questo mi risulta, aveva solo 40 anni, quindi un'età abbastanza matura, e questo è quello che purtroppo il segreto si ferma con Piva, di là non si riesce ad andare. Che uomo era? Parlarci assieme era una persona veramente cordiale, parlava con tono amichevole. È stato il comandante della formazione Valleura, prima del sottoscritto, poi per motivi di salute il Partito Comunista l'ha trasferito. E lui mi disse: Giulio,
tu sarai sicuramente un buon stratega, un buon comandante, ma non sarai mai un rivoluzionario. Ed è la verità, forse. Piva era soprattutto un rivoluzionario. Lui, la sua fede rivoluzionaria, condizionava anche i suoi sentimenti umani, il suo intimo. Lui era in funzione di questa ipotetica rivoluzione del proletariato, di popoli oppressi, eccetera. Ecco, ma lui che cosa pensava di ottenere con l'eccidio di Schio, visto che era un rivoluzionario? Non so. Io sono convinto che anche Piva, anche se degli atti processuali, è apparso l'organizzatore, però abbia ricevuto anche lui degli ordini. Da chi? Non lo so. Sa, le infiltrazioni di servizi segreti arrivano ovunque, però è un fatto certo che il governatore alleato di Schio era stato pregato, e proprio lo ripeto e lo confermo, sia delle autorità civili che presiedevano allora al comune di Schio, sia anche da comandi partigiani, di portare via i carcerati dalle carceri di Schio, perché è poco sicuro. Senta, ma a me risulta, dalle ricerche fatte, sì, che mentre per esempio a Vicenza, nel carcere, la notte del 6 luglio, giunsero dei soldati americani con una mitragliatrice per difendere il carcere, ed anche in altre carceri, invece a Schio è un caso, sembrerebbe quasi volutamente che non giungesse a Schio. È una delle cose incomprensibili dell'eccidio di Schio. È una delle cose incomprensibili. Se si riuscisse a dare la risposta a questa domanda, perché, per come e come, sarebbe risolto. Per questo io dico che forse in qualche cassa di qualche servizio segreto ci potrebbe essere una chiave di apertura, perlomeno che apra uno spiraglio. Ma fra i documenti che abbiamo potuto esaminare presso gli archivi nazionali di Washington e che si riferiscono alle indagini e al processo tenuto a Vicenza dalla Corte Militare Americana, non c'è nessun riferimento, nessun sospetto di un coinvolgimento di eventuali servizi segreti, ma la certezza di una strage maturata in un contesto politico italiano. A distanza di più di 50 anni, resta dunque un mistero il vero motivo di questo inutile eccidio. Così lo condannò con parole dure l'8 luglio del 45 al municipio di Schio il generale Dunlop, l'allora governatore militare nel Veneto. Sono qui venuto per una incresciosa missione. Per un anno e mezzo ho lavorato per il bene dell'Italia. La mia opera e la mia amicizia sono state, io lo so, riconosciute e apprezzate. È mio dovere dirvi che mai, prima d'ora, il nome dell'Italia è caduto tanto in basso nella mia stima. Non è libertà, non è civiltà che delle donne vengano allineate contro un muro e colpite al ventre con raffiche di armi automatiche a bruciapelo. Io prometto severa e rapida giustizia verso i delinquenti. Confido che il rimorso di questo turpe delitto li tormenterà in eterno e che in giorni migliori la città di Schio ricorderà con vergogna e orrore questa spaventosa notte. E con ciò ho detto tutto.